Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio siamo appena stati teletrasportati da il nostro caro Rotondex in questo posto per adesso sconosciuto. Vi faccio vedere che la nostra squadra è composta da Incineroar, appena evoluto nello scorso episodio, Rowlet, Lycanroc, che ho fatto evolvere in forma crepuscolo seguendo il vostro consiglio, quindi facendolo evolve, facendolo salire di livello tra le 5 e le 7, mi sembra sia l'orario, tra le 4 e le 7, comunque quando il gioco pensa che sia l'ora del tramonto, ecco. Quindi abbiamo il nostro Lycanroc forma crepuscolo, eccolo qui. Perfetto. Non ho ancora capito bene però come utilizzare le mosse Z. Detto ciò però, continuiamo. Io metterei davanti il nostro Rowlet che deve farsi un livellino e andiamo. Qui in teoria dovremmo essere sulla collina 10 carati, potrebbe essere. Intanto incontriamo un Magmar. Quindi facciamo fuga. Non possiamo fuggire. Ok. Grazie Magmar. E un allenatore. Allora, pozioncina. Dov'è qua la nostra pozione? No, siamo qui. Vai su. Ecco qua. Pozione. Perfetto. Vai, affrontiamo questo allenatore. Ah, un suo Charizard l'ho portato in volo fino qui. Perfetto. Quindi, affrontiamo Honus che manda in campo Rockruff. Oh, ottimo per Rowlet. Davvero ottimo. Andiamo di Leaf Blade. Azz, Rock Tomb però ci ha fatto parecchio male. Noi con Leaf Blade però dovremmo one-shottarlo. Bene così. Scurry. Spaventoso. Allora, pozioncina. Poi dovremmo fare un po' di scorta di pozioni, eh. Allora, qui troviamo un etere. Qui sopra non c'è nulla. Ok, c'è un Pokémon selvatico. Vediamo un po' chi è. Uno Spinda. Per adesso non uso il repellente perché voglio vedere se esce qualche Pokémon diverso, eh. Incredibile come non ci facciano fuggire. Cioè, boh, non ha senso sta cosa. Allora. Super pozione. Rowlet. E affrontiamo anche questo bulletto. Ika Ika. Ok. Che male in campo Pikipek. Attenzione, non abbiamo visti molti di Pikipek in effetti, eh. Potrei cambiare Pokémon, qui forse conviene, ma andiamo al Lycanroc. Usiamolo per la prima volta nella sua forma crepuscolo. Eccolo qui. E ci abbassa di molto l'attacco. No, Screech era quindi la difesa. Bene, noi andiamo di Rock Tomb e fallisce, giustamente. Beh sì, ci ha abbassato di molto la difesa, non avrebbe senso altrimenti che ci faccia quel danno. Vai, Rock Tomb. Perfetto, poi Yangus. Cambiamo Pokémon e mandiamo Incineroar. A cui dovrei insegnare Breccia, eh. Mi sa che ora lo può imparare Breccia. Andiamo di Acrobazia. Nice. Vediamo se può imparare Breccia. Allora. Andiamo qui, Breccia dovrebbe essere più o meno in cima, più o meno la MT30 qualcosa, 31, eccola qui. E sì, ovviamente ora può impararla, quindi insegniamogliela al posto di Flame Charge, che tanto non userà mai più. Perfetto. E già che ci siamo, una bella Breccia, la possiamo mettere anche a Lycanroc. Che ne dite? Forse no. Beh, al posto di Trash, magari al posto di ritorno per adesso, dai. Al posto di ritorno mettiamo di Breccia. Ok, proseguiamo. E già che ci sono però, mettere davanti il nostro Incineroar. Così da poter fuggire un po' più velocemente dalle vari Pokémon selvatici. Allora, continuiamo ad esplorare questo posto. Magmar. Di nuovo. Fuga. Ecco, così si risparmia molto tempo. Sono pronta, ci dice questa ragazzina. Non vogliamo sapere per cosa, assolutamente. Ellie. Sei quella di la sua fase? Guardala lì. Allora, andiamo di acrobazia. Poi, Rockruff. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto.
Una battaglia tosta, non molto. Allora, qui sotto vediamo cosa c'è. Un Raticate di Alola, che mi sa che non ho ancora catturato, quindi una ball io gliela tiro, eh. Vediamo di prenderci il topone di Alola. Cattura critica, si gode e via. No, non voglio dargli il soprannome. Vediamo cosa c'è qui sopra. Che iniziano ad esserci un po' troppo Pokémon selvatici per i miei gusti, eh. Al prossimo Pokémon selvatico, se non è uno che abbiamo già catturato, cioè se esce ancora un Pokémon doppione, metto un repellente e via. Vediamo, eh. Vediamo cosa esce ora. Ok, metto un repellente. E non posso fuggire da Magmar. Ok, dai, repellente. Allora, dovrebbe essere qui. Andiamo in su. Eccolo qua, Max Repel. Usa, perfetto. Ole. Pace e tranquillità. Allora, qui abbiamo un'altra allenatrice. Affrontiamola. Nanijin Gakure Orikae Shite Imazuka? Boh, non so cosa abbia detto. Magari ho insultato la madre di qualcuno. E manda in campo Yang Mo Oh. Dovrebbe essere tipo drago lui. Andiamo di acrobazia. Ok, ancora di acrobazia. Poi Pikachu. Mandiamo lì Ikarok. E andiamo di Rock Tomb. Perfetto, sì, va bene, spara tutto quello che vuoi. Andiamo avanti. Oh, e qui troviamo Iridio. E un Fighting Z. Perfetto, andiamo a parlare di Iridio allora. Glacial, non mi aspettavo di trovare qualcun altro qui. Mi sto allenando con uno dei miei Pokémon, mi vorresti aiutare? Ma certo, Iridio, vediamo con che Pokémon ti stavi allenando. Vediamo, un Silvally. Questo dovrebbe essere tipo 0 come Pokémon. Andiamo di Darkest Lariat. Non so che tipo sia questo Pokémon, sinceramente. Beh, intanto mi fa flinciare. Potrebbe essere tipo drago? Può darsi. Andiamo di Fire Fang. È fortissimo, tra l'altro. Beh, è anche a livello 31, eh. Ok, il nostro Incineroar, la punta di diamante del nostro team, è già andata a quel paese. Ma andiamo allora a Rowlet. E vediamo se con un Sucker Punch riesce a fare qualcosa. Sì. Ok, Rowlet resiste. E poi andiamo di Leaf Blade. No, ok, non resiste più Rowlet. Ha fatto quello che poteva fare. E allora a questo punto mandiamo lì Ikarok. E useremo Brick Break. Super efficace. Ok. Quindi è tipo acciaio, immagino, roccia. O buio, magari. Impressionante. Penso che Silvally diventerà presto migliore di così. Quindi ti sei perso, non è vero? Ti aiuterò a trovare la strada di casa. Penso che Charizard possa portarci ancora là, se vogliamo riandarci, ci dice il nostro Rotomdex. Sì, immagino che il Charizard ora abbia sbloccato quella destinazione. Però prima di concludere la giornata, io devo andare a fare una cosina, intanto andiamo a verificare che Charizard effettivamente ci possa portare, vede, alla collina 10 carati. Quella era la collina 10 carati. Ma prima, riandiamo un attimo alla fondazione Aether, all'Aether Paradise, perché tecnicamente lì dovrebbe esserci un paio di cose da prendere molto importanti. No, non voglio usare il repellente. Quindi andiamo giù di qui. Poi andiamo su di qua. Andiamo a curarci, esattamente. Poi, non ricordo se era questo il tizio buggato. Quindi salvo. Perché dovrei comprare altre pozioni e altra roba. Eri tu il tizio buggato? Ok, fortunatamente no. Allora, super pozioni. Comprane un po'. Magari non così tante, però un po' sì. Così almeno ci rimettiamo in sesto facilmente. Perfetto, qualche iperpozione, no, bene, abbiamo già tante, quindi va bene così. E
Qualche full restore, già tantissimi, va ultra bene. Mentre full heal forse ce ne serve un po', ma anche qui ne abbiamo tantissime, siamo a posto. Piuttosto compriamo dei repellenti. Ecco qua, questi sì che li voglio. E a questo punto posso andare fuori. Ora, torniamo un attimo, come vi dicevo, da questa parte, sì, all'Ether Paradise, perché vi faccio vedere che si possono prendere un paio di cose, ripeto, molto importanti. Vieni qui, Ether. Ok, entrando all'Ether Paradise e andando questa volta di qui, si può andare e si può innanzitutto prendere questo strumento, o meglio, un Pokémon che contiene Type Zero. Quindi sì, prendiamolo. No, non voglio dare il soprannome. E invece di qui, vediamo un po' dov'è. Esatto, c'è uno strumento che è una Master Ball. Quindi sicuramente la volete prendere. Poi già che ci siamo, parliamo all'Usamin. Oh, mi dispiace che non abbia potuto unirmi al tour. Ero troppo occupata. Va bene. Allora, già che ci siamo, già che eravamo qui, per non andare poi al centro Pokémon, mettiamoci a posto i Pokémon che abbiamo appena preso. Ecco qui. Allora, quindi, il nostro Type Zero, ah ok, è di tipo normale invece, più semplice di così non si può. Questo Pokémon è protetto contro i colpi critici, ok, poi ha doppio colpo. Ah, mi ero confuso con la mossa di tipo drago di doppio colpo, se non sbaglio, ce n'era una tipo drago. Crash Claw, ok, Metal Sound, Air Slash, va bene. E poi abbiamo il tarpone che dobbiamo lasciar giù. Allora, tu che numero eri? 772. Quindi te ne vai qui. Poi il Rattata di Alola invece lo andiamo a mettere più avanti, ecco qua, insieme a tutti gli altri Pokémon di Alola che abbiamo preso. Probabilmente ce n'erano qualcun altro da qualche parte, eh? Forse in fondo ai box, però vabbè, lasciamo così per adesso. Usciamo. Eccoci qui. Ritorniamo quindi a casa, andiamo ad Auroli. E ritorniamo tutto indietro nel laboratorio del professore. Ecco qui. Andiamo su di qui. E ci siamo. Vediamo se ha da dire qualcosa al professore. È bello rivederti e vedere che stai bene. Ero preoccupato. Immagino che non possiamo fare più niente per oggi, ok, quindi andiamo a dormire. Ecco fatto. E i piani per il giorno seguente li scopriremo nel prossimo episodio, perché cerco di fare un giorno ad episodio. Se sono davvero troppo corti i giorni, tipo il giorno in cui dovevamo solamente combattere contro Chris, li accorpo appunto più giorni in un solo episodio. Questo dai, è andato così e va bene così. Io vi ringrazio quindi per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!